risparmio lascia il tempo che trova, perché se uno non ha avuto questa possibilità, che deve fare? S'attacca, sta in appartamento. Questa è la risposta, ma è una non risposta, perché non risolve i problemi che si vanno a creare in questa, cioè insoddisfazione generalizzata, degrado, sono fonti di criminalità, sono fonti di emulazione criminogena, perché è più facile che in un quartiere, in un palazzo popolare, dove ci sia gente di basso reddito, anche di bassa cultura e tutto quanto, poi si vada ad annidare la criminalità. E se si va ad annidare la criminalità per effetto delle relazioni interpersonali, delle conoscenze, è più facile che tu, conoscente, quindi vada a conoscere delle persone, degli individui che, se tu vivessi in una casa tua sola, indipendente, e potessi sceglierti le amicizie, le conoscenze, eccetera, non ce l'avresti. Perché se tu vivi in una casa indipendente, dici vabbè, vai a scuola, può darsi che ti capiti un orecchio, o al lavoro, ma già al lavoro è un po' più difficile, perché una persona che lavora a scuola si presume, si presuppone, perché sia ben consapevole che esistano i delinquentelli già a 13-14 anni e oltre fino a 18, però anche lì, in effetti, se voi andate in una scuola professionale avrete più probabilità, non sto dando dei giudizi di merito, sto dando dei giudizi statistici. Se andate in una scuola professionale che viene presa da un soggetto, a volte neanche la conclude, perché lì è notorio che si studia di meno, si fatichi di meno, ci vanno le classi più popolari che puntano eventualmente al lavoro più manuale, è più probabile che ci ritrovi rispetto al liceo classico. Poi lo so, mi direte, anche lì ci sono i delinquenti, sono pure peggio, sono quelli più intelligenti, poi che sfruttano determinate situazioni. Sì, ho capito, magari ci avete ragione. Il fatto sta che comunque, per fatto, il discorso delle probabilità è così, cioè non se ne esce da così. Quindi trovo che ci siano una miriade di vantaggi enormi ad avere una popolazione ruralizzata, distribuita quindi su un criterio di densità bassa, molto bassa sul territorio, che purtroppo ha un costo, non c'è alcun dubbio, e tanto più questo costo aumenta a mano che aumenta la popolazione, che gli stati da dove traggono i soldi, dai ceti produttivi, non vogliono, perché per i ceti produttivi, quelli che il denaro lo hanno, quelli che la villetta, la casa di campagna, colonica e anche più di una ce l'hanno, non vogliono prima di tutto perché gli vengono, guardate lì che case, queste proprio isolate, si vedono a malapena, no? Poi qui costano una barca di soldi in questa zona qui, siamo già quasi in riviera, anche case diroccate qui non ti vogliono meno di 150-200 mila euro, solo per il terreno e per la casa da rimettere, magari da buttare giù. Non vogliono, per un discorso di denaro, di tassazione, perché è un discorso di sottrazione diretta di denaro, ma indirettamente anche per un discorso che non vogliono eventuali vicini che a loro parere sarebbero, cioè per quel discorso che vi facevo, che mi hanno derubato purtroppo, per quel discorso che vi facevo, e cioè l'emulazione, anche se tu magari sei benestante, non voglio dire ricco, ma benestante, un professionista, hai la casetta. Ho incontrato diversa gente anche di ceto, diciamo, operaio, però marito e moglie prendono 1.400, 1.500, 1.600 euro
se tu sei